Ciao, sono Elena Nigro, ho 22 anni, abito a Castel Bolognese, un piccolo paesino tra Imola e Faenza. Ho studiato all'Università Alisia di Faenza in design del prodotto industriale, mi sono laureata a settembre e ora invece studio sempre a Faenza in design della comunicazione nel biennio specialistico. Un'altra mia grande passione è il nuoto, principalmente il nuoto sincronizzato, infatti fa parte della mia vita da quasi 10 anni e oltre. Sono stata un'atleta, ho fatto gare, ho fatto parte di una squadra agonistica, poi da 4 anni a questa parte sono passata invece dall'altra parte del muretto e sono diventata un'istruttrice. Ho fatto il corso da istruttore base di nuoto e successivamente, grazie a ciò che avevo imparato in acqua, sono potuta diventare un'istruttrice di nuoto sincronizzato. Quest'anno è stata data l'opportunità di avere una squadra tutta mia di bimbe dai 6 agli 8 anni a cui sto insegnando il nuoto sincronizzato dalla base. Mi piace fare l'istruttrice perché riesco a trasmettere la mia passione alle bambine e vedere i risultati che ottengono dà una soddisfazione molto grande appunto all'istruttore, perché comunque è molto impegnativo. Uno dei lati positivi dell'essere istruttore è creare il legame con l'atleta, infatti vedrai la tua atleta crescere sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista personale, raggiungere obiettivi sportivi e raggiungere obiettivi personali, la vedrai crescere appunto anche nelle sue fasi di adolescenza e oltre. Un lato negativo è appunto il fatto che essendo una squadra agonistica i risultati bisogna ottenerli e a volte dispiace, però bisogna essere rigidi e severi con le bambine. Il nuoto sincronizzato, essendo uno sport di squadra, aiuta molto a livello personale a crescere. Infatti a me è servito molto sia dal punto di vista quando ero atleta, sia adesso che sono istruttrice. Infatti riuscire a relazionarsi con le altre persone e a collaborare serve poi anche nella vita quotidiana e mi serve anche in questo momento all'università. La più grande soddisfazione è vedere i risultati delle bimbe dopo tutti gli allenamenti faticosi che vengono fatti, e questo ne vale veramente la pena.